Sì, io ho una mozione d'ordine, visto che la mia, diciamo, quello che dirò non è così brillante e frizzante No, no, come vabbè, ma... entrare a fare un'investigazione. Faccio una premessa appunto su quella che è chiaramente più che l'associazione, la nostra visione del problema della corruzione anche a livello internazionale. Poi forse è il caso di lasciare prima del coffee break, perché non voglio essere l'ultimo a parlare prima del coffee break, la parola Avvocato. all'avvocato che esatto, ci darà qualche approfondimento tecnico sulla tematica di corruzione, conclusione 190 della legge anticorruzione. Dopo il caffè, se siete d'accordo, entriamo più dentro la tematica del whistleblowing e quindi della legge, dei sistemi informatici e delle testimonianze. Mi Bene. sono arrogato un diritto che non era mio, ma mi pareva Ah, ok. avvocato Gianvito. No, Ah, io era ero così. comunque prima lui e poi... Sì, faccio 10 minuti proprio di introduzione. Transparency International è un'organizzazione non governativa, è stata fondata nel 1993 e il nostro capitolo, quello italiano, nel 96, quindi subito dopo, anzi contemporaneamente ai vari processi di Mani Pulite. L'importanza di avere e di essere parte di un'organizzazione che è internazionale e conta più di 100 sedi in tutto il mondo, è quello di poter innanzitutto utilizzare delle informazioni e dei dati comparabili a livello globale. E secondo, di poter anche accedere a tutta una banca dati, a tutto un set di strumenti anticorruzione e di buone pratiche, soprattutto che se riadattati in modo corretto possono essere funzionali anche al proprio contesto nazionale. E come vedremo, il whistleblowing è proprio un esempio di questo tipo, perché si tratta di uno strumento che nessuno, di uno strumento, o quantomeno di una parola, whistleblowing, di cui non c'è neanche una traduzione italiana, come per accountability, come per governance, e questo dà anche il senso di una problematica culturale Meglio dire italiana. comunque gola profonda che soffiatore nel fischietto, che Mago, proprio... no, beh, soffiatore nel fischietto, chiaramente no. No, c'è una parola italiana. E qual è? Infatti. Bene, La dice lunga, te la dice esatto. lunga. Anzi, Confidente, da calabrese te li potrei dire confidente. Vedi quelle latitudini. Delatore, E no? la dice lunga. Però No, però il gergo è se lei pensa che canon non d'Italia. esiste una traduzione, cioè non esiste una parola che in italiano spieghi il concetto di accountability, no? Noi ogni volta rendicontazione, rendicontabilità, responsabilità degli enti. Non esiste, governance non esiste. Vabbè, ma questo qua è una policy, esatto. Ma un'altra cosa molto interessante che ci viene permessa dal fatto di essere un'organizzazione internazionale è quella di studiare anche la corruzione come fenomeno transnazionale. Cioè, oggi nel 2014 è abbastanza erroneo e anche un po' naif pensare che la corruzione sia un problema che rimane all'interno di una nazione, che si possa combattere solo all'interno di una nazione. La vera corruzione, noi siamo un paese che ha un bel bagaglio di corruzione nazionale, ma la vera corruzione è quella che si fa cross border, quindi aziende fuori dai trasfrontaliera, transfrontaliera, quindi grandi aziende italiane implicate, per esempio, in scandali internazionali, Panama, India, Algeria, Kazakistan e quant'altro, ma attenzione, noi siamo anche uno Stato che subisce la corruzione internazionale, quindi grandi aziende, di cui si parla molto poco, grandi multinazionali estere che corrompono in Italia per ottenere dei vantaggi. Due esempi molto veloci e di cui si è parlato molto poco rispetto all'importanza che si ha, è Total in Basilicata, che ha pagato e strapagato mazzette per ottenere le aree, diciamo, di trivellazione petrolifera, e vabbè, gli ultimi scandali sulle multinazionali del farmaco che hanno coinvolto AIFA, che è l'Agenzia Internazionale del Farmaco Italiana. Essere un'organizzazione internazionale ci ha posto anche un problema, come dire, semantico sostanzialmente, cioè di cosa stiamo parlando? Perché per noi italiani, e diciamo soprattutto per il mondo latino, corruzione viene intesa come un reato specifico che generalmente si associano al trasferimento di denaro in cambio dell'ottenimento di un favore, un appalto, una promozione, ma in realtà è molto di più, e soprattutto è molto di più se la si considera
nell'ottica anglosassone del termine corruption, cioè tutti quegli atti che chi è investito della fiducia pubblica, quindi di una delega della cittadinanza, tutti quegli atti che vengono fatti per un interesse proprio, privato, okay? Contro chiaramente l'interesse pubblico. Interesse pubblico è sono due parole che poi ritorneranno spesso, perché è uno forse delle problematiche maggiori in Italia, quello di non tenerne conto, chiaramente. Qua c'è una lista quindi di comportamenti che non è assolutamente esaustiva, ma è solo esemplificatoria, di alcuni comportamenti che noi come Transparency International riconosciamo come corruzione, anche se da codice penale, poi ci dirà ovviamente l'esperto, non sono ravvisati come corruzione. Ci sono alcuni comportamenti che sono tipici anche del nostro paese, penso a nepotismo e clientelismo. No, nepotismo, poi lo possiamo chiamare baronia per quanto riguarda le università, ne parlavo prima con te, per esempio. Clientelismo è forse uno dei nemici peggiori della democrazia, fondamentalmente, non tanto per l'impatto economico che ha, ma proprio per il disvalore che porta al processo democratico. Clientelismo che, aggiungo, fino a un po' di tempo fa veniva associato solo a determinate aree geografiche dell'Italia, adesso abbiamo scoperto che è ben presente anche qui da noi, e ricordo sempre che l'ultima giunta lombarda è caduta per compravendita di voti, non per gli scandali sulla sanità, come spesso erroneamente si ricorda. 50 euro a voto, tra l'altro. E secondo me, ecco, dire anche la cifra, 50 euro per un voto, è molto importante, perché ci si rende conto di quanto pervasivo sia il fenomeno e di quanto poco, esatto, di quanta poca cultura democratica ci sia nel nostro paese a difesa di questi valori, che invece dovrebbero essere, come dire, valere molto di più, almeno di 50 euro. Attenzione poi che quando parliamo di tangenti, peculato, stacchiamoci dall'idea di cui prima, della busta o della valigetta piena di contanti, anche per un altro motivo, ovvero, per citare Piercamillo Davigo, i sistemi corruttivi si sono evoluti e si sono sofisticati molto più velocemente degli strumenti e delle normative anticorruzione. Dal 94 in poi, anche qua ne abbiamo le riprove con... non vale più il detto follow the money, no? Che è stato, diciamo, la colonna portante dell'investigazione anticorruzione. Follow the money, vai a sbattere contro dei muri. Adesso, e lì ritorniamo appunto al tema anche dell'internazionalizzazione, si parla di vacanze, viaggi, imprese, conti correnti, trust a Londra, nelle isole britanniche, insomma, è tutto molto più complesso, quindi anche gli strumenti investigativi, tra l'altro abbiamo avuto dei bellissimi esempi adesso, devono essere affinati e diventare... Ma se posso dire una cosa, sì, per una ragione strutturale, cioè il problema è che la lepre, la tartaruga non potrà mai prendere la lepre, perché? Immaginate che perché le normative possano funzionare dovrebbero essere applicate in maniera sincrona su tutto il mondo, cosa che è matematicamente impossibile che accada. Quindi basta, loro, i tributaristi questo fanno, studiano le varie legislazioni nazionali e si individuano quella in cui non c'è la rogatoria con l'Italia, e vanno là. Quando l'Italia, dopo 10 anni, sarà riuscita a fare la rogatoria, si sposteranno su un altro. Certo. Loro spostarsi è semplicemente un click, all'Italia ci vogliono 10 anni. Quindi, come capite, sì, vale, certo, tanto quanto, certo, o meglio, vale per ripirla, cioè... Perché, come tutte le volte, diciamo, questi sistemi all'inizio vengono mantenuti d'élite, un po' come gli exploit zero day, no? Dopo degradano, e quindi quando arrivano alla massa in realtà già c'è la contromisura. Ma quando il zero day è puro, vale milioni. Okay. Ma c'è da dire che da oggi, e questo me lo puoi confermare tu, potete aprire anche voi un trust in una qualche isola caraibica con, penso, pochi euro e 3 click di un mouse. Se volete avere una società fiduciaria in cui non compaia il vostro nome, non dovete neanche andare da un commercialista, ecco, potete cercare Open a Trust on Google, sì, su Google, ed è molto facile. Non l'ho fatto, ma ci sto pensando. Di cosa stiamo parlando? Allora, sicuramente la corruzione e l'anticorruzione non sono una scienza, però ci sono delle caratteristiche che secondo me è importante tenere a mente. Innanzitutto non è un reato passionale, ok? Ovvero, chi corrompe non lo fa preso da un impeto, da una foga momentanea, lo fa perché ci sono determinate circostanze. Quindi,
rischi molto bassi, guadagni molto elevati, pene minime. È stato molto interessante, io tra l'altro sono anche molto laico, ma è stato interessante, no, quello che ha detto il Papa due giorni fa. Innanzitutto mi è piaciuto molto che ha convocato a questa messa ultramattutina alle 7 del mattino diversi politici, facendoli svegliare alle 5, non salutandoli prima di andarsene, gli ha detto una cosa molto interessante: i peccatori saranno perdonati, i corruttori no. Una cosa che però probabilmente il Papa non sa è che è vero che i corruttori non andranno in paradiso, ma in Italia non vanno neanche in prigione, però corrotti. I corrotti, i corrotti, se no anche il Papa sarebbe censurato, un po' di parte. Corrotti. I corrotti, anche il Papa avrebbe sbagliato. Non vanno neanche in prigione. Per esempio, questa statistica è molto interessante ed è stata riportata dall'Espresso. A novembre 2013, su una popolazione carceraria di 60.000 detenuti in Italia, 11, una squadra di calcio, i detenuti per corruzione sono 11. Se sommiamo i detenuti insomma, con pena per concussione arriviamo a 37, quasi un mini torneo di calcio. Per riciclaggio 0. Certo che c'è, non c'è l'autoriciclaggio, ma quella... C'è poi la forma diciamo che... Uno degli ostacoli principali, o meglio, mettiamolo al contrario, uno degli strumenti che agevola questa impunità, chiaramente in Italia, sono i termini di prescrizione per reato di corruzione, che sono totalmente inadeguati e disfunzionali, no, all'irrogazione di pene, poiché i termini di prescrizione cominciano a decorrere dalla commissione del reato, non dall'apertura dell'inchiesta o del processo, quindi la corruzione, come è intuibile, è un reato difficile da scoprire, che comunque non viene alla luce nel momento in cui viene commesso, ma sempre anni dopo, e di conseguenza molto spesso, quasi sempre, nel momento in cui le indagini iniziano, il reato è già prescritto o sta andando in prescrizione. Una seconda caratteristica fondamentale sono le implicazioni economiche e sociali di cui i cittadini non si rendono conto, ovvero non è come un borseggio per cui mi rubano la borsa, mi rendo conto che mi hanno rubato la borsa, vado a fare la denuncia. Non ci rendiamo conto se non anni dopo, oppure se non attraverso conseguenze indirette, disoccupazione, sfiducia poi dei mercati, eccetera, eccetera. E non ci rendiamo conto soprattutto che la corruzione non ha solo un impatto appunto economico, ma anche, e ne abbiamo dei casi veramente tristi e devastanti in Italia, degli impatti sulla vita delle persone. I due casi più famosi che mi vengono in mente in questo senso sono le molinette di Torino, dove sono state acquistate nel 2007 valvole cardiache da un'impresa brasiliana, valvole cardiache difettose, impresa scelta chiaramente per profilo corruttivo più che per profilo tecnico delle valvole, che hanno causato la morte accertata di almeno 7 pazienti, e sono centinaia di pazienti che hanno dovuto rioperarsi per far cambiare le valvole. Un altro caso abbastanza famoso che si è consumato per Lombardia è la famosa clinica Santa Rita, no? il macello pubblico. Quindi ecco, non stiamo parlando solo di soldi, tanti, per carità, tanti soldi, ma che sono pur sempre soldi, no, stiamo parlando proprio di vite. Tant'è che i nostri colleghi russi avevano lanciato qualche anno fa questo motto: corruption kills, davano proprio degli adesivi, delle spillette. Io all'inizio ho detto, sì, in Italia mi sembra un po' eccessivo andare in giro con la spilletta corruption kills. Poi se ci pensi bene, tutto sommato è provocatorio, ma non è neanche così sbagliato. Beh, tutto questo porta ovviamente, tutto questo intendo il fatto che i cittadini siano vittime ombra, quindi non si rendano conto, non percepiscono immediatamente il reato, e il fatto che la corruzione è sostanzialmente un accordo fra due parti conniventi, quindi nessuna delle due ha un'utilità a denunciare l'altra, porta a una scarsità di denunce che è clamorosa, soprattutto in un contesto culturale come quello italiano, in cui la denuncia o la segnalazione è poco praticata ed è vista anche male. E torniamo alla problematica. Beh, poi vediamo. Chi fa la problematica? Non è figlio di Maria. Ma allora... Innanzitutto, scusate, che chiudo questa parte. È molto interessante quello che ha rivelato una ricerca condotta dal centro di ricerche di Safra ad Harvard, che è uno studio di ricerche che fa sempre delle cose particolari, per cui si rileva che comunque gli individui
sono sociologi, tendono a sviluppare schemi etici e mentali atti a giustificare le proprie condotte. Questo tradotto in termini pratici per noi vuol dire che comunque gli italiani o l'Italia nei secoli, negli anni, forse nei millenni, ha sviluppato degli schemi di comportamento che tendono a giustificare certe azioni, che se in Svezia, in Nuova Zelanda, i paesi che sono sempre al vertice delle classifiche di integrità, sono immediatamente ravvisati come, se non corrotti, quantomeno sbagliati, non nell'interesse pubblico, per noi sono comportamenti tutt'al più accettabili, forse sgradevoli, no? Ecco, sgradevoli al massimo, criticabili ma non più di tanto dannosi. Questo porta a una statistica interessante, soprattutto interessante per la parte che vedremo dopo sul whistleblowing. E secondo un sondaggio che abbiamo condotto a livello europeo, quindi tutti i capitoli di Transparency International, si chiama Global Corruption Barometer, che abbiamo pubblicato nel 2012, alla domanda a cittadini comuni, saresti disposto a segnalare un caso di corruzione di cui tu venissi a conoscenza? In Italia solo il 52% degli italiani ha risposto di sì, contro una media europea che si attesta intorno all'80%. E tenete conto che a una domanda del genere posta da un ONG sono molti di più quelli che rispondono di sì, anche se poi nella realtà non lo farebbero. Quindi quell'uno su due va ricalibrato chiaramente in negativo, come anche la media europea, ma siamo l'unico paese insieme, e questo è molto interessante, ai paesi dell'ex blocco sovietico, Bulgaria, Polonia, Ungheria, che hanno delle medie di persone che hanno risposto positivamente così basse. Anche questo ci riporta al dato culturale. Un altro dato interessante è che la domanda successiva era sì, ma se mi rispondi di no, perché non lo segnaleresti? E le cause sono due, per l'Italia, intendo. La prima è la sfiducia, cioè non cambierebbe niente. Se anche io denuncio, non cambia nulla. La seconda è la paura di ritorsioni. Ho paura che se denuncio un caso di cui vengo a conoscenza, posso subire ritorsioni. Questo ci porta poi... Ed è la realtà. È la realtà e ci porta poi appunto al discorso sulla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti, i cosiddetti whistleblowers. Non sorprende quindi, dopo tutta questa premessa, che l'Italia sia il penultimo paese per trasparenza d'Europa e a metà classifica rispetto a tutto il mondo, con un giudizio negativo, adesso qua non si vede bene, comunque siamo insieme alla Grecia l'unico paese della UE ad avere un colore più tendente al rosso che al giallo, 69esimi nel mondo. Quest'altra cartina invece non è stata prodotta da un'indagine di Transparency International, ma dalla Commissione Europea. La Commissione Europea ha fatto un'indagine, il DGOM Affair, quindi quello che tra l'altro un mesetto fa ha pubblicato il primo report anticorruzione in Europa, chiedendo, secondo voi, a un campione di 1500 cittadini per ogni nazione europea, secondo voi la cultura economica del vostro paese è pervasa dal problema della corruzione? In Italia ha risposto di sì l'89% dei cittadini coinvolti. Sarebbe stato interessante avere la mappa sud del Mediterraneo, avremmo visto lo stesso cromatismo, per cui è il felice Mediterraneo della corruzione, no? Sì. Dalla Tunisia alla Spagna. Prima di lasciare la parola all'avvocato, così poi tagliamo a metà l'intervento, vabbè, questa è un'analisi che abbiamo fatto noi 2 anni fa, 2011, prima che uscisse la legge anticorruzione, su 13 settori del sistema paese, quindi dai tre poteri, giudiziario, esecutivo e legislativo, l'autorità anticorruzione, le forze dell'ordine e il settore privato. Quali di questi settori non fossero più corrotti? Cioè non abbiamo voluto, e non avrebbe neanche molto senso metodologicamente vedere quelli in cui si presentano più casi di corruzione. Abbiamo voluto vedere quali di questi, li abbiamo chiamati pilastri del sistema paese, avessero dei meccanismi di tutela contro la corruzione e di promozione di trasparenza e rendicontazione adeguati. Come vedete, questo è il 2011, quindi prima che scoppiassero tutti gli scandali degli ultimi anni, i più importanti, i partiti politici già si evidenziavano come fondamentalmente delle scatole in balia di qualsiasi cosa. Molti non avevano solo uno in realtà nel 2011 aveva un codice etico, per dire. Nessuno,
nessun partito, sì, aveva, l'unico che aveva un codice etico al 2011, nessun partito, nessuno, aveva e credo abbia tuttora dei modelli organizzativi interni per prevenire la corruzione. Ora, rendiamoci conto che i partiti gestiscono, come sappiamo tutti, milioni di euro. È assurdo che non ci siano dei minimi processi interni di gestione di questi flussi di denaro e flussi informativi. Secondo posto, beh, il settore pubblico, adesso... E quindi, insomma, vediamo che la situazione non è certo delle migliori. Io intanto mi fermerei qua e passerei allora a questo punto la parola, perché questo qua è, qui siamo al 2011, la fotografia ci auguriamo che possa cambiare nella prossima analisi che faremo, perché nel 2012 è intervenuta la legge anticorruzione, la 190-2012, di cui adesso ci parlerà l'avvocato.